Si è conclusa a Cerignola la Fiera del Libro, dell'Editoria e del Giornalismo, un appuntamento organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Oltre Babele, che si rinnova ogni anno nel mese di settembre all'interno dei suggestivi palazzi storici della città ofantina. Libri in esposizione, mostre, reading, incontri con gli autori hanno caratterizzato la 3 giorni della kermesse letteraria dal 22 al 24 settembre. Il bilancio? Ottimo, parola di Rossella Bruno, presidente di Oltre Babele. In termini di partecipazione e di vendite sicuramente abbiamo superato le edizioni precedenti, i nomi d'altronde dei giornalisti, degli ospiti sono nomi di richiamo, pertanto siamo felici soprattutto della presenza di non solo cerignolani ma persone che provengono anche dall'intera provincia. La fiera è stata certamente l'occasione privilegiata di un confronto con le eccellenze del giornalismo italiano. Tra gli ospiti Francesco Giorgino, l'anchorman del TG1 delle 20, che ha presentato il suo ultimo saggio Giornalismi e Società per Mondadori Educational. Nel volume spazio il ruolo proprio dell'informazione, ovvero quello di servizio pubblico, ma anche il recupero della funzione sociale del giornalismo, senza dimenticare una riflessione sullo stato di salute dell'editoria. Che il pubblico è in grado di acquisire direttamente contenuti di rappresentazione della realtà sulla realtà, possiamo però svolgere un ruolo non meno importante del precedente, che è quello di monitorare il flusso di informazioni, monitorare i contenuti che servono a soddisfare questa esigenza di acquisizione della conoscenza del pubblico. E in questa attività di delega al monitoraggio si espleta una nuova forma di responsabilità sociale che in questo libro provo a mettere in evidenza. Si chiama Post Verità e Post Giornalismo, l'incontro spettacolo di Marco Travaglio, nel quale il direttore del Fatto Quotidiano ha svelato e rivelato tutte le fake news dei più noti quotidiani italiani degli ultimi tempi. L'informazione sta vivendo una crisi epocale, ha dichiarato Travaglio. I giornali di carta e le TV stanno cambiando radicalmente mentre il web cresce, ma in maniera disordinata. Ma il direttore si sente un giornalista libero oltre ogni immaginazione? Ha risposto così. Ho la fortuna di dirigere il giornale che ho contribuito a fondare insieme a molti colleghi, di non avere alle spalle padroni. Questo è un rischio perché se un anno il bilancio va in perdita chiudiamo, però è anche un grosso vantaggio perché possiamo scrivere esattamente quello che vediamo e che vogliamo.